Buonasera amici di Pisteo Sport, siamo qui con Emiliano Pacini, mister del Vianova, oggi vincente per 1-0 contro il Pescia nel derby, grazie a una rete di Citera sul rigore nella ripresa. Mister, una partita difficile contro un avversario che ha cambiato da poco un allenatore, buona parte della rosa e poi su un campo molto complicato vista la pioggia battente di oggi. Esatto, hai detto bene, è una partita che temevo particolarmente perché per tantissimi motivi, la partita guardando la classifica sembra che sia una vittoria scontata, invece come ti dicevo prima noi siamo una squadra che comunque perde male, ma per ora avevamo vinto sempre con difficoltà, la partita dopo la sosta sempre tante insidie, il cambio dell'allenatore di loro, e secondo me abbiamo fatto la partita giusta, una partita tosta, una partita che va fatta su un campo del genere, l'abbiamo approcciata bene. Abbiamo creato tanto nel primo tempo, secondo me meritavamo già il vantaggio nel primo tempo. Poi il secondo tempo ci è mancato un po' il guizzo nei primi 15-20 minuti, la partita sarà un po' spenta e poi devo fare un plauso a Tommaso Morosi, che è il centravanti della Juniores, che è entrato e si è procurato il rigore che se lo merita, un ragazzo come gli altri che vengono sempre con grande disponibilità e in questi momenti di squalifiche, infortuni ci stanno dando una grande mano. Quindi ringrazio loro e il mister Cerone che è sempre disponibile con noi. È una partita complicata appunto perché un avversario è un'incognita oggi, visto le tante sostituzioni, però mancavano anche tre giocatori fondamentali, ovvero Compagnone arrivato nella finestra di mercato, Venturini, autore di tanti gol e assist fin qui, e il E difensore bomber Carfagna. Carfagna. Esatto, però la squadra oggi ha meritato di vincere, tutti quelli che si sono spogliati, anche chi non è entrato oggi veramente ha dato il massimo, quindi sono contento per Bardelli, per Masini che è entrato, per Frediani che per noi è un giocatore importante, che oggi ha giocato un quarto d'ora. Oggi non c'erano alibi, non sarebbe stato brutto venire qui e poi parlare degli assenti. Dovevamo vincere anche con quelli che avevamo e forse questo ci dà ancora più soddisfazione e più morale per il futuro del campionato. Era importante vincere la prima partita del 2024 e chiudere così il girone d'andata in bellezza e la prossima avete di nuovo in casa contro il Porcari che è in posizioni alte della classifica. Esatto. Noi oggi era importante chiudere il girone d'andata con un risultato positivo, finiamo a 20 punti, che se guardiamo gli obiettivi iniziali, diciamo, siamo in linea con quelle che erano le aspettative, però noi ci aspettiamo tanto di più dal girone di ritorno. Non è per essere poco umili, ma la dirigenza ha cambiato tanto e quindi per noi deve essere un impulso per non accontentarsi e cercare comunque di fare meglio di quello che abbiamo fatto il girone d'andata. Grazie mille, mister, in bocca al lupo. Grazie a te. Buonasera amici di Pisteo Sport, siamo qui con Federico Montagnolo, nuovo mister del Pescia, subentrato a Michelotti, oggi all'esordio, esordio amaro, perché una sconfitta di misura per un rigore di Citera ripresa contro Vianova, però comunque si sono viste segnali positivi, cioè viste più verticalizzazione nel gioco e comunque nonostante l'espulsione del primo tempo, ve la siete giocata fino alla fine. Sì, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare su questi campi qui, le partite sono battaglie, sono partite di calcio, la squadra ha fatto quello che doveva fare, secondo me poteva finire in pareggio, potevamo vincere noi, hanno vinto loro, comunque come ho detto ragazzi voglio vedere l'atteggiamento visto oggi, visto in settimana, c'è altre 15 partite a disposizione. E ora bisogna pensare alla prossima partita, non c'è da rammaricare nulla, niente, questo. La prossima è una partita complicata, sarà la prima del girone di ritorno contro la capolista Marginone, che fu imbattuto. Sì, giochiamo il marginone, ma tanto quando sei ultimo sono tutte difficili, no? A parte che nei campionati non ce ne sono partite semplici, ma quando sei ultimo sei con l'acqua alla gola, tra virgolette, devi fare punti contro chiunque, quindi per noi non cambia niente venire a giocare a Vianova o giocare col marginone. Faremo quello che dobbiamo fare, bisogna allenarci con sacrificio, con impegno, dedizione, cercare di stare, no, cercare, stare uniti e pensare partita dopo partita. Federico, come sei arrivato qui al Pescia? Sei chiamato dalla società, questa situazione è difficile perché siete ultimi in classifica, poi il mercato invernale ha portato anche tanti nuovi giocatori.
sono arrivato a Pescia, ho voluto buttare in questa esperienza, mi ha convinto il presidente, il direttore. Il direttore, siamo ultimi e vogliamo raggiungere la salvezza. Vediamo se tramite playout, se quella diretta sarà difficile, però mi hanno convinto, mi hanno voluto fortemente, mi sono sentito importante e quindi ho deciso di accettare. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a te.